Luigi Bruno, grande stilista dell'alta moda che adesso ha varcato i confini nazionali. Allora Luigi, con te mi interessa esplorare due campi. Il primo, la tua battaglia da sempre, modelle in passerella contro l'anoressia, la prima, e la tua performance alla settimana della moda a Dubai. Essendo padre, lo sai che per me era molto importante e ero terrorizzato da sta figlia che mi cresceva e sentivo tra le tante madri il terrore ed era una cosa veramente che avevamo dietro l'angolo, per cui mi sono sentito sensibilizzato alla cosa e come tu ben sai sei stata anche tu a collaborare, come no? A collaborare, quindi ci siamo messi in quello che sembrava un gioco, poi è diventata una cosa molto seria, Officina Made Dintorni. E quindi lì reclutavamo queste ragazze che volevano entrare nel mondo della moda, ragazzi che avevano aspirazioni, ambizioni, e il nostro era un messaggio di tutto sano, pulito e reale. Quindi vedere una ragazza che magari si deve sacrificare perché se non appartiene ai sottochili e tutte le problematiche che ben tu sai, abbiamo iniziato a sensibilizzarle. Devo dire, ahimè, purtroppo, che se non segui una tendenza o la massa, questo ti crea a livello professionale qualche piccolo intoppo, nel senso che se tu sfili e non hai una ragazza di 1,80 m, 38 di taglia, molti attribuiscono a una non professionalità stilistica. Se tu invece rispetti quei canoni sei ben accettato anche dagli addetti ai lavori. E lì è iniziata in un certo senso la mia vera battaglia, nel senso che ero il primo a non volermi massificare, certo. E quindi ero il primo ad andare controcorrente perché non volevo andare in un contesto. E ancora oggi mi trovo con le finte taglie over, che magari di over hanno solo un seno un po' più prorompente, e quindi continuiamo, dico, a prendere in giro una donna che potrebbe avere una forma diversa, che poi di diverso non è, perché se noi ci guardiamo intorno, certo. Se noi ci guardiamo intorno, forse le 38 per la strada, tranne quelle poche malate, stenti a trovarli. Quindi il messaggio è: non facciamo sì che voi abbiate, dico voi, mi rivolgo anche a te donna, certo. Che voi abbiate dei messaggi sbagliati, nel senso che essere bella, puoi essere bella a qualsiasi taglia. L'importante è che tu sei curata, perché molte volte si confonde il chilo in più con la trascuratezza della donna. Tu puoi essere una donna tonica, soda, bella con qualche... o potresti essere una donna trascurata a taglia 38, è vero, per cui è vero. Mi insegni che la cellulite può stare a un chilo in meno, a un chilo in più, quindi... Amatevi, siate belle e siate felici. E questo è bello perché è proprio il messaggio alle donne. Allora, adesso ti voglio chiedere questo: quando tu lanci il messaggio alle donne oltre la 42, insomma, però ti riferisci, perché io mi ricordo nella tua campagna lo dicesti, ti riferisci anche alle donne quelle non troppo alte, quelle non troppo regolari come misure, hai capito? Perché magari non seguono lo standard 90-60-90, che non sono le taglie di un'anoressica queste, però magari c'è la donna con pochissimo seno o tantissimo seno, e al contrario magari la famosa donna fatta a pera e quella fatta a mela. Però tu un giorno mi hai detto, e questa è la bella speranza, la strada che tu apri a tutti, che c'è un abito per ogni donna. E lo riconfermo. Lo riconfermo, e come vedi con un sorriso sulle labbra, effettivamente c'è un abito per ogni donna. È l'intelligenza di chi consiglia, ma anche di chi lo sceglie, perché il problema è proprio questo. Molte donne, quando hanno davanti un messaggio, loro è come se pensano: se io metto quel vestito strizzato tutto dentro, io sono magra come lei. Diventi ridicola, non diventi bella e non stai nemmeno bene con te stessa. Se invece tu scegli, la donna è bella ed ha sempre qualche cosa che sia bello. Quindi dico, non ci soffermiamo a quel piccolo o grande problema che sia, ma invece valorizziamo ciò che già è bello. Bravissimo. In noi. Ultima cosa, proprio flash, com'è andata a Dubai? È andata benissimo, e anche in questa occasione ci tengo a dirla, da una parte era creiamo collezioni, quindi da designer, la cosa invece che mi ha
alla fine mi è piaciuta di più è stato proprio il fatto di entrare in un mondo diverso, quindi in una cultura diversa, ho dovuto studiare delle nuove culture e mi sono messo in gioco ed è riuscita bene la cosa e devo dire questa collezione, a prescindere la vendita, lo ripeto, della collezione, mi è piaciuta proprio perché in un certo senso ha unito due culture e due popoli e non per ultimo l'evoluzione della donna. Bellissimo. L'evoluzione della donna, perché sembra stupido ma attraverso l'abito loro stanno dando dei piccoli messaggi di evoluzione. Grazie, il mio applauso personale, grazie. Grazie Camilla, ciao.